Allora, ciao a tutti ragazze e ragazze, bentornati sul mio canale, io sono Claudia, questo è Creativamente e oggi andiamo a realizzare uno degli ultimi progetti estivi, ovvero la famosa borsa Prada, quella tutta a rete che abbiamo visto indossata da Chiara Ferragni, ma non solo, e che molti di voi sicuramente stanno già realizzando. Io ve la propongo con l'inserto a triangolo che diventa una tasca in vera pelle e i manici in vera pelle abbinati. L'intera borsa sarà realizzata in raffia di viscosa. Io vado ad utilizzare questa, che è una novità che abbiamo inserito da poco sul sito www.merceriamari.it. È una raffia, appunto, come dicevo, 100% viscosa. Andiamo a lavorare con un uncinetto numero 4. Per l'intera borsa ne ho utilizzati 250 grammi, quindi veramente molto poco, e i gomitoli sono da 25 grammi, quindi in totale vi occorrono 5 gomitoli. Non fatevi spaventare dal fatto che i gomitoli abbiano così poco peso, perché in realtà rendono tantissimo, e provatela, perché anche se è un po' più cara non c'è proprio paragone. Una raffia in viscosa è morbidissima, è molto facile da lavorare, non è assolutamente dura, non fa male alle mani, ha un effetto lucido, una lucentezza fantastica, e secondo me merita davvero di essere provata. Quindi non fatevi spaventare dal fatto che sia in gomitoli così piccoli invece che a rocca, perché sicuramente la differenza la noterete subito. La lavoriamo con un uncinetto numero 4, appunto, come dicevo. L'inserto, mi sono dimenticata di dirvi, è in vera pelle, li realizziamo noi artigianalmente, e dato che adesso siamo chiusi per ferie, lo troverete anche in offerta, quindi se qualcuno di voi lo desidera acquistarlo, questo set nuovo esce scontato e verrà spedito dopo Ferragosto. Quindi io vi mando un bacione e vi lascio il tutorial. Allora, partiamo subito avviando una sequenza di 50 catenelle. Una volta avviate tutte e 50 le catenelle, andiamo a farne ancora altre 4. 3 sostituiscono la prima maglia alta che andremo a fare e una invece una catenella della lavorazione. Fatto questo, fatte queste 4 maglie, andiamo a puntare nella seconda maglia di base. Quindi, se avete perso il conto, sono 1, 2, 3, 4, 5. Andiamo a puntare nella sesta catenella all'indietro, ok? Se no, nella seconda di base. E facciamo una maglia alta. E vedete che abbiamo creato il nostro primo quadratino. Dopodiché andiamo a fare una catenella, saltiamo una maglia di base e puntiamo nella seconda, andiamo a fare un'altra maglia alta. Quindi ogni catenella corrisponde a una maglia di base saltata, e nel punto a fianco poi andremo a fare una maglia alta facendo tutti questi quadratini, e in totale ogni riga avrà 25 quadratini. Scatenella, salto il punto di base, vado in quello successivo e faccio un'altra maglia alta. Quindi veramente molto molto semplice, è una lavorazione tipo il vecchio filet. Quindi catenella, salto la maglia sottostante, il punto sottostante, vado in quello dopo e faccio un'altra maglia alta. Ancora, catenella, salto punto di base sottostante in quello dopo e faccio un'altra maglia alta. E dobbiamo proseguire in questo modo, quindi veramente molto semplice, a formare questi quadratini per tutta la lunghezza delle catenelle che abbiamo. E vi dicevo, in totale alla fine avremo 25 quadretti. Allora, guardate, sono arrivata qui al termine del giro, devo fare l'ultimo quadratino, quindi andiamo a fare ancora una catenella, salto una maglia, vado a puntare direttamente nell'ultima e facciamo una maglia alta. Come dicevo prima, se li contate avete 25 quadretti corrispondenti al primo giro di lavorazione. A questo punto facciamo 4 catenelle e voltiamo il lavoro. Sempre 4 per girare, perché 3 sostituiscono la prima maglia alta e una è una catenella che saremmo andati a fare. Puntiamo esattamente in corrispondenza della maglia alta del giro precedente e andiamo a farne un'altra maglia alta. Quindi i quadretti non sono scambiati, ma sono in fila, quindi adesso di nuovo una catenella, e dove abbiamo la maglia alta nel giro precedente andiamo a fare un'altra maglia alta, molto semplicemente, e dobbiamo proseguire fino ad avere un totale, compreso il primo giro, quindi contando dal primo giro in poi, 11 giri di quadrettini. Quindi 1, 2, abbiamo iniziato il secondo, dobbiamo arrivare a 11 giri di quadretti. Proseguendo proprio in questo modo, quindi veramente molto molto semplice e anche molto veloce.
Procediamo in questo modo. Allora, guardate, ora ho lavorato i primi 11 giri, come vi dicevo, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e ho iniziato il 12° giro e neanche farlo apposta dovete lavorare i primi 11 quadretti, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 quadretti, scusate, 12 quadretti, cambiamo numero. Quindi al giro 12° dovete lavorare i primi 12 quadretti, in questo modo come abbiamo fatto per tutti gli altri giri. Arrivati al 12° quadretto, e quello successivo va fatto pieno perché iniziamo a lavorare il nostro triangolo, quindi invece di fare la catenella in mezzo abbiamo una maglia alta che è quella che abbiamo appena fatto, facciamo una maglia alta anche qui al centro al posto della catenella che facevamo e una maglia alta di nuovo sopra la maglia alta precedente, quindi invece di fare maglia alta, catenella, maglia alta facciamo 3 maglie alte, maglia alta, maglia alta, maglia alta. In questo modo abbiamo il quadratino pieno ed è la punta, diciamo, del nostro triangolo. Adesso riprendiamo a lavorare i quadrettini così come si presentano fino al termine del giro, quindi faremo di nuovo catenella e maglia alta, catenella e maglia alta, catenella e maglia alta e così via fino al termine del giro. Adesso per fare il triangolo, questo è l'altro pannello che io ho già realizzato, vedete che andiamo a lavorare per 8 giri il triangolo e ogni giro, non so se si vede benissimo perché con tutta questa trasparenza probabilmente non si vede granché, cerco di spiegarmi il meglio possibile, ogni giro andremo ad aumentare i quadratini che andiamo a fare pieni, ovvero qui siamo partiti facendo un quadratino solo pieno, il prossimo giro andremo a fare il quadratino primo pieno, lo stesso quadratino pieno, il quadratino dopo e così via per tutti gli altri giri, quindi per 8 giri in cui si sviluppa questo triangolo andremo a riempire ogni giro il quadratino prima e il quadratino dopo quello del giro precedente, ovvero siamo qui adesso andremo a lavorare i quadratini vuoti fino a uno prima di quello precedente, perché questo qua che è il quadratino prima, quello pieno che abbiamo già fatto e quel quadratino dopo andranno tutti e tre pieni, ok? Questi tre quadratini qui, 1, 2 e 3 andranno pieni. Il giro successivo i quadratini che andranno pieni saranno 5, perché ci sono sempre i tre che avremo lavorato più uno prima e uno dopo. Adesso vi faccio vedere così magari mi spiego meglio. Andiamo a lavorare quindi i quadratini vuoti, quindi facciamo sempre 4 catenelle, voltiamo il lavoro e andiamo a lavorare i primi, diciamo, 11 quadratini. Voilà, quindi vedete che ho lavorato tutti i quadratini vuoti fino a un quadratino prima di quello pieno, perché questo quadratino prima andremo a riempirlo, quindi faremo maglia alta al posto della catenella e un'altra maglia alta sulla maglia alta precedente. Poi andremo a riempire sempre quello che è già pieno, quindi continuiamo con altra maglia alta e maglia alta, altre due maglie alte e stessa cosa dobbiamo andare a riempire anche il quadratino successivo, quindi altre due maglie alte, una e una due sopra la maglia alta precedente, e vedete che questa volta i quadratini che abbiamo riempito sono 3, quello in corrispondenza a quello del giro precedente più uno prima e uno dopo. Stessa cosa andremo a fare per i successivi giri, quindi questi qui che abbiamo riempito andremo sempre a continuare a riempire e in più ogni giro ne aumentiamo di uno per parte, uno prima e uno dopo, quindi il prossimo giro andremo a fare 10 quadratini all'inizio, poi andremo a riempire questo qui, quelli già riempiti e il quadratino successivo e così via per 8 giri, quindi questo qui è il giro 1, questo è il giro 2, dobbiamo arrivare al giro 8
in questo modo, andando a riempire ogni volta un quadratino in più, e quindi diminuiranno man mano i quadratini vuoti a lato, vedete, fino ad arrivare ad averne solo più 5. Ne avremo solo più 5 per parte, perché ogni giro i quadratini vuoti, diciamo, diminuiscono per dare spazio a quelli pieni. Ok? In questo modo, quindi procediamo così fino ad aver terminato il nostro triangolo. Allora, una volta che abbiamo realizzato tutti e 8 i giri, quindi vedete che partiamo a contarli da qui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dobbiamo farne ancora uno che andiamo a ripetere uguale all'ultimo che abbiamo fatto, ovvero faremo sempre 5 quadratini e lavoreremo lo stesso numero di maglie alte così come si presentano senza aggiungerne altre, e poi termineremo il giro facendo 5 quadratini. Quindi andiamo a fare questo giro, diciamo, uguale all'ultimo che abbiamo già fatto, quindi sempre 4 catenelle per voltare e andiamo a fare i nostri primi quadratini con la catenella e la maglia alta. E adesso andiamo a lavorare le stesse maglie così come si presentano, quindi vedete che non ne ho fatte di più, ma per ogni maglia alta sottostante, quindi per tutte queste maglie alte del triangolo, andiamo a ripetere questo giro uguale, dove andiamo a fare tutte le maglie alte così come si presentano. Dopodiché terminiamo il giro facendo i 5 quadratini di nuovo e abbiamo terminato l'intero sviluppo del triangolo. Allora, una volta terminato il giro dell'ultimo giro del triangolo, che si ripete appunto uguale, gli ultimi due giri si ripetono uguali, una volta terminato questo giro dobbiamo riprendere a lavorare 5 giri di soli di rete, quindi di solo quadratini, come facevamo all'inizio. Quindi io qui ho iniziato già il giro, ho lavorato i primi 5 quadretti come li avevo, e adesso dobbiamo andare a rimettere i quadretti anche qui dove abbiamo le maglie alte che non ci servono più perché il motivo del triangolo l'abbiamo finito, e dobbiamo rimettere i nostri quadretti. Quindi vedete, sono arrivata qui, ho fatto la prima maglia alta, di nuovo semplicemente facciamo catenella, saltiamo una maglia sottostante, puntiamo in quella dopo e facciamo una maglia alta, quindi andiamo a rimetterci i quadretti esattamente come prima, catenella, salto punto sottostante, vado in quella dopo e faccio una maglia alta. Vedete che in questo modo sto andando a rimettere tutti i quadretti che avevo prima, catenella, salto punto sottostante, vado in quella dopo e così via, faccio maglia alta in modo da rimettere tutti i quadretti anche sopra il triangolo. Continuiamo così per tutto il giro e poi lavoreremo altri 4 giri oltre a questo rete, quindi facendo questi quadratini. Ok, dopodiché abbiamo terminato il pannello e vediamo poi come bordarlo. Allora, una volta che abbiamo terminato anche questi ultimi 5 giri di rete, dobbiamo andare a bordare il pannello su tutti e 4 i lati. Allora, partiamo andando a fare 2 maglie basse per ogni maglia alta, ok? Per ogni maglia alta io vado a fare 2 maglie basse. Vedete che l'ho fatto in questo quadratino, poi entro nel quadratino successivo e ne faccio altre 2. Di nuovo entro nel quadratino successivo e faccio altre 2 maglie basse. E vedete che in questo modo vado a uniformare e a bordare il mio pannello. Quindi andiamo a fare 2 maglie basse per ogni maglia alta. E poi adesso sto facendo il lato dove ho le maglie alte, la stessa cosa la faremo anche da questo lato, ok? Per ogni quadratino andremo sempre a fare 2 maglie basse e lo faremo anche qui nell'angolo sopra, quindi qui abbiamo fatto 2 maglie basse, vedete, da questo lato ne faremo anche 2 qua sopra, in modo che l'intero angolo sia formato poi da 4 maglie basse. E poi anche qui, quando faremo questo lato qui, sempre 2 maglie basse, 2 maglie basse, 2 maglie basse per ogni quadratino. E andiamo a bordare tutto.
In questo modo, quindi proseguiamo a bordare tutto questo lato, borderemo tutto il lato sotto, tutto questo in cima, e quando arriviamo qui in cima torneremo indietro e faremo ancora un altro giro di maglia bassa per identificare maggiormente la cima della borsa e fargli un piccolo bordino. Quindi qui in cima faremo due giri di maglia bassa, tutti gli altri lati solo un giro. Allora, per quanto riguarda invece il laterale, che ho già fatto, adesso vi spiego come farlo, sono andata a lavorare una striscia lunga lunga lunga, come vedete, che va a formare lato, fondo e lato, in questo modo, in modo che andremo poi ad unire i due pannelli e questa lunga striscia tutto assieme. E per fare, diciamo, questo laterale, io l'ho voluto fare, come vedete, abbastanza stretto, quindi non molto largo, ma va a vostra scelta. Se lo volete più largo metterete più catenelle e farete più maglie, se lo volete stretto come il mio seguirete esattamente quello che vi faccio vedere adesso. Quindi per fare il laterale ho montato solo 4 maglie, quindi partiamo avviando 4 catenelle. Più una per girare, e poi andiamo a fare una maglia bassa per catenella. L'ho lavorato tutto maglia bassa, quindi in totale avremo 4 maglie basse. Voilà. Una catenella, voltiamo il lavoro e di nuovo andiamo a lavorare le 4 maglie sottostanti. 1, 2, 3 e 4. E dobbiamo proseguire in questo modo fino ad aver ottenuto la striscia lunga lunga, come vi ho detto, che dovete misurare e che copre l'arco dei 3 lati. Di nuovo catenella, voltiamo e facciamo di nuovo le nostre maglie basse. Poi, come abbiamo fatto per il pannello, questa piccola striscia l'ho interamente bordata sui 4 lati, quindi su tutti i lati lunghi. Vedete che qui ho fatto il giro di bordatura da una parte e dall'altra, e quindi questi due giri di bordatura già mi consentono di allargare ancora un pochettino la striscia. Se la volete più larga, perché così la ritenete troppo stretta, invece di montare 4 catenelle ne potete montare 6, 8, dipende dai vostri gusti, da quanto volete la vostra borsa grande e capiente. Allora, adesso dobbiamo andare a prendere la nostra tasca, il nostro triangolo in vera pelle, lo andiamo a posizionare esattamente sul triangolo all'uncinetto che abbiamo fatto, sul pannello del davanti della nostra borsa. Dopodiché prendiamo una agugliata di juta, lo infiliamo in una tira fettuccia, ho fatto un bel nodo al fondo e vado a inserirmi da dietro verso l'esterno e passo nel primo foro, in questo modo. Entro nel foro successivo, e vado nel foro dopo, passo in quello dopo ancora, e procedo in questo modo passando attraverso tutti i fori a cucire tutto il triangolo. Arrivati qui nell'ultimo foro, dobbiamo fare il giro di ritorno e andare a passare con l'ago tutto dove abbiamo questi spazietti vuoti fino a riempirli. Quindi torno indietro e vado a collegare gli spazi mancanti. Procediamo in questo modo fino al termine del giro. Allora, adesso dobbiamo attaccare il pannello al nostro laterale e fondo e assemblare la borsa. Prendiamo l'uncinetto, facciamo il nostro cappietto e dobbiamo iniziare a fare tutte
maglie basse. Allora facciamo la maglia bassa, io vado a prendere non in costa ma tutto il punto e vado a fare la classica maglia bassa in questo modo. Poi entriamo in tutto il punto, quindi non prendo un asolo e un asola. Questo non è che c'è una regola di giusto o sbagliato, va a gusti perché la cucitura resta fatta in modo diverso se prendete solo una asolina del punto o tutto il punto. A me in questo caso preferisco che il punto come resta maglia bassa, e quindi vado a prendere entrambi i punti e faccio la maglia bassa e non solo un'asola, ma proprio entrambe i punti, le maglie dei punti, in questo modo. Vedete che le metto vicine e prendo il laterale e il corpo borsa e semplicemente vado ad unire. Quindi è veramente molto semplice, l'intero sviluppo della borsa è proprio molto molto semplice. Sicuramente molti di voi l'hanno già anche realizzata senza tutorial, perché è proprio veramente molto facile. Chi invece è alle prime armi, questa è una borsa molto semplice che si può realizzare veramente in una giornata. Ed è un progetto molto carino, secondo me. Quindi vedete, andiamo avanti in questo modo, uniamo quindi tutto il lato fino al fondo, tutta la parte base della base e tutta l'altra parte. Quindi in questo modo, e dopodiché quando avremo unito il tutto ripetiamo lo stesso procedimento andando ad attaccare l'altro pannello all'altro lato, in questo modo. Ok, quindi assembliamo la borsa a maglia bassa. Allora, una volta assemblata la borsa non ci resta che andare ad attaccare i manici, sempre ago tirafettuccia e raffia. Stavolta dobbiamo fare attenzione, però mi raccomando che dobbiamo puntare esclusivamente nella parte di maglia alta, ok? Quindi quando passate nei fori e poi uscite nella parte di dietro dovete fare attenzione ad andare a puntare esattamente nella maglia alta, perché altrimenti sennò attaccate il manico nel vuoto. Ok, qui invece lo attacchiamo sul giro di maglia bassa e non abbiamo problemi. Passiamo quindi attraverso i fori, poi torno indietro, esco di qui e verifico di puntare nella parte lavorata. Voilà. E passo ancora una volta, quindi riesco qui da sotto nell'ultimo foro e passo ancora una volta in tutti i fori per dar maggior sostegno, maggiore presa alla cucitura. Quindi verifico sempre, ecco, perfetto, sono passata nel buco, passo di qui di nuovo nella parte di maglia bassa e passo una seconda volta ancora anche qui. E voilà, in questo modo abbiamo fissato il manico e andiamo a fissare l'altra estremità nello stesso identico modo, e poi andiamo a fissare anche l'altro manico dall'altra parte, e abbiamo poi decisamente terminato la nostra borsa.